Ciao a tutti ragazzi, sono Stagiade e benvenuti sul mio canale. Settima partita dei pronostici ottavi di finale, ma ci si avvicina verso la fine di questi mondiali. Svezia-Svizzera domani alle 17. Sondaggio l'ha vinto la Svizzera, come prettamente mi aspettavo. Anche se ragazzi la Svezia ha fatto veramente un ottimo lavoro fino ad ora nel mondiale reale, e quindi sapete benissimo cosa ha fatto la Svezia. Però ragazzi, utilizzeremo la Svizzera oggi. È la terza volta che in un modo o nell'altro la Svizzera entra nei nostri pronostici. La prima volta l'abbiamo battuta 4-2 col Brasile, la seconda volta usando la Svizzera abbiamo pareggiato 1-1 con la Serbia, e questa è la terza. Mentre è l'unica volta che abbiamo utilizzato la Svezia prima d'ora, è stato l'abbiamo usata contro, giocando con la Germania, abbiamo battuta 3-1. Che però la partita è finita 2-1, quindi più o meno ragazzi ci avviciniamo. Ecco qua gli svedesi, col portiere Olsen, rivelazione ragazzi, portiere che a mio avviso continuasse così potrebbe guadagnarsi un posto d'oro in una squadra medio-alta. Ed ecco qua la Svizzera con Lichtsteiner, appena dato l'Arsenal dalla Juventus, Sommer e poi tutti gli altri, Riccardo Rodriguez, non riesco poi a ricordarli tutti. Oggi però sono senza controller in mano perché la partita l'ho già registrata ieri, poiché avevo ospiti a casa, quindi non mi è stato possibile ragazzi fare la facecam in diretta. Tanto ragazzi non cambia più di tanto, perché tanto la partita l'ho fatta io. Qui Pardo ci parla del San Pietroburgo Stadium. Stadio di San Pietroburgo, insomma. Quindi spendo due parole su di esso anch'io. È uno degli stadi più belli secondo me di questo mondiale. Anche se comunque parte qualcuno, sono tutti belli. Olsen, Trepali, Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson, Granqvist ex Genoa, Kressel, Larsen, Ekdal, gioca in Italia, Forsberg, Berg, Tövon, Ghietti, Kisitelin, Durmaz, Svensson, Janssen, Olsson e Johnson in panchina. Ekdal giocava al Cagliari sicuramente, non so dove sia finito, se giochi ancora al Cagliari. Non abbiamo scelto Sommer, Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez, Fernandez, Chaka. Poi dovrebbe essere Steffen a sinistra, Gemaili e Shaqiri a destra, mentre davanti Embolo, preferito a Seferovic, poiché ho upgradato. Non ce l'ho fatta a tempo a leggere i sostituti, però vabbè ragazzi, possiamo cominciare questa partita, settimo pronostico. Pagnato per Tövon, dove c'è Berg, si gira, bravo Akanji a levargli la palla di lì. Tövon dal fondo, bravo Jan Sommer, e rinvia per Steffen. Gemali alto per Steffen, che entra in area, Steffen, palla dentro, Embolo, 1-0. Dopo 11 minuti e 40, ragazzi, noi sempre verso 40 secondi facciamo gol, se ci avete notato. Embolo in fila il primo gol per la Svizzera. E si va in vantaggio. Dopo neanche un quarto d'ora alla fine, segna l'attaccante su cui ho avuto fiducia, al posto di Seferovic. Risultando ovviamente quella di Balamasco, che è una delle risultanze che mi piace di più, insieme alla Dab. E la risultanza del rugby. Bel Embolo, 1-0. Toivonen, Carlson ha tutto lo spazio e spara incredibilmente fuori. Ora la Svizzera comincia a giocare, attenzione a questo oraccio, Berg, palo ragazzi. E non è finita, Larsson e sbatte addosso, non è finita, Larsson sbatte addosso un'altra volta, Larsson, Forsberg, destro angolo. Assedio totale della Svezia. Andrà Forsberg dall'angolo, calcio d'angolo, per fortuna la palla questa volta viene spazzata e l'azione finisce qui. Gioca dentro per Embolo, si gira, vede dentro Gemaili che calcia al destro, sbatte addosso a Kedo Lustig e calcio d'angolo va Rodriguez, però la palla è troppo corta e sprecisa. C'è Embolo per Steffen, contrastato, c'è ancora Shaqiri, Embolo si gira, sinistro, esterno della rete.
sbatte sui cartoni del McDonald's la palla e finisce fuori. L'invio del portiere Olsen, allora. Si danno 2 minuti di recupero. Ormai fare il secondo ormai è andata a fare l'azione della Svezia, ragazzi, dove sì, viene fermato dal difensore Gemaili e l'arbitro a 2 minuti e un secondo fa finire il primo tempo con la rete di Embolo al 12° minuto, più o meno. Tiri in porta 2-1 per noi e non sono riuscito a vedere i totali, però vabbè ragazzi. Embolo mette sentenza 1-0, inizia il secondo tempo. Attenzione a Berg per Claesson. Modera il tiro, viene ribattuto, però non si ferma ancora la Svezia. Allora Larsson. Serie ipnotica di passaggi dentro, Sommer. C'è il colpo di testa che miracolosamente va fuori. Corner addirittura per la Svezia, dove va Forsberg. Ekdal da fuori, ribattuto e la palla viene poi spazzata dalla difesa della Svizzera. Toivonen per Berg, Forsberg, tiro, rigore per la Svezia. E per la Svezia fallo di Akanji. E ovviamente ragazzi, quando vai sotto a FIFA, quando vai sopra a FIFA ragazzi, non puoi mai stare tranquillo, non puoi mettere difesa perché tanto prima o poi il gol te lo fanno. Va Granqvist, rigore. Sommer intuisce, ma c'è il gol della Svezia al 53esimo. Pareggia Granqvist. Attenzione, Gemai. Fernandes ruba la palla. Fernandes. Gemaili, ancora Fernandes. Chaka. Gemaili cerca un varco. Embolo. Steffen da solo non può sbagliare. Steffen 2-1. 58esimo. Da 57esimo e 58esimo. 2-1 per la Svizzera. Ruba la palla molto furbamente Gelson Fernandes, che gli consente di mettere a segno il gol del 2-1 a Steffen. Gelson Fernandes, tra l'altro ex calciatore del Chievo e mi sembra dell'Udinese, non ne sono sicuro. Intanto facciamo dei cambi, giustamente, dove facciamo entrare Zaccaria al posto di Gelson Fernandes e Giroud al posto di Char. Si ricomincia 2-1 per gli Swiss Schweiz. Palla schizza via dopo il contrasto. Gemaili. Embolo, serie di finte, passa per la difesa. Embolo, Embolo, Embolo! 3-1. 66esimo, Embolo. Dopo Listeiner che ha rubato la palla. Anche lì in maniera molto intelligente. Serie di finte, ragazzi. Entra nella difesa e batte Olsen. Qua Olsen veramente, ragazzi, avrebbe potuto fare molto di più. Molto di più avrebbe potuto fare Olsen. Perché il vero che è atterrato sul secondo palo, Molsen ha preferito accasciarsi a terra e lasciar passare questa palla. Fatto sta, ragazzi, Embolo doppietta, 12esimo, 66esimo, 2-0, 3-1, pardon. Punizione per la Svezia, va Forsberg con Augustinsson. Faccio avanzare la barriera, però qua ha fatto la finta loro, ragazzi. Se volete far avanzare la barriera con R1 per la PlayStation 4, sempre quando prende in corsa fatelo, tanto qua ha calciato fuori. Difficile prendere gol su punizione FIFA 18, anche se ci sono riuscito a fare pure quello. Embolo da fuori, diventa la tripletta. Penso che questo sarebbe stato un gol della vita sua, forse anche mia. E c'è rinvio per Lustig. Svenzo per Forsberg. Chi siete Lin? Lindelof sinistro. 3-2. Al 77esimo, ragazzi, non ci voleva. Perché adesso metterà l'attacco totale la Svezia e sarà un po' un problema. Quindi dedichiamoci al tiki-taka, se no non ci si leva le gambe. Gioca lungo per Shaqiri. Non può perdere la palla. Allora la dà a Steffen.
Che ci ripensa? Zaccaria, Shaqiri, Chaka, Melina nell'area della Svezia. E poi la palla viene persa e viene recuperata anche. Chiesetelin lungo. Penso che con le mani l'avrei fatto meglio questo cross, ma va bene così. Entra Ghiretti per Forsberg e va a rinvio Jan Sommer, portiere della Svizzera. Gemaili per Lang. Potrebbe fare gol Lang e viene stoppato dal difensore. Solo tre uomini in area, siamo tutti dietro. Infatti il calcio d'angolo va, non va a buon fine. 3 minuti di recupero. Quando però vinci di un gol, i minuti di recupero sono 3, non 2. E adesso c'è da difendere veramente a... con 50 uomini in campo. Chiesetelin, fallo di Chaka. Ci sarà anche il cartellino giallo sicuramente, appunto, ragazzi. Però meglio così che lasciare andare Chiesetelin, che non è un giocatore lentissimo. Va Granqvist, sta il cross dentro per Svensson, ribattuta, e adesso la partita dovrebbe finire qua con Lang che spazza. E appunto, ragazzi, finisce qui. Finisce 3-2, ragazzi, proprio di un soffio, Però, almeno la pelle abbiamo salvata, ragazzi. Steffen, come contro la Svizzera, riesce a fare gol. Vi chiedo di lasciare like e di iscrivervi, come al solito, ragazzi, che per me è molto importante, ci tengo veramente tanto. E ci vediamo dopo, perché esce anche Colombia e Inghilterra, ragazzi. E niente, ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione e alla prossima.